Per me è una scienza esatta, e come tutti gli artisti c'è un pizzico di follia nel quello che si fa. Esprimere, diciamo, un qualcosa tramite gli oggetti artistici, oppure gli atti artistici, gli oggetti artistici, oppure gli atti artistici. Espressione, diciamo, di un mondo di oggi, espressione, diciamo, del surreale. Sì. L'arte è come forma un'espressione, diciamo, di libertà, come forma un'espressione di spiritualità, libertà spiritualità. E qua, l'arte come espressione di spiritualità e libertà, diciamo. Allora, su questo che si aggira un po'. No, allora dicono questo no, questo non è. Però se per caso ci sono le condizioni anche se non sorgono. Poi vedevo che qualche ogni tanto, perché la comunità la polizia è una cosa importante, in questo ci siamo. Infatti la cosa di conoscere non ci organizziamo prima. Lo sai, posso farti una domanda? È una domanda un po' forte. Non ci siamo organizzati. Non applicare, non c'è spazio, non c'è possibilità. Installazioni pop art e fotografie, Andy Warhol, famoso, altri, io, essendo io la possibilità di applicare, no, io poi la possibilità di fare installazioni con oggetti, sì. È la pop art. Io ho la possibilità di avere il computer per poter. Io ho la fotografia, anche la possibilità di avere il computer per poter lavorare al computer. Se la Mi servirebbe il computer per poter lavorare e fare installazioni. Lo so, ma mi serve un computer perché io lavoro con la fotografia. Le manipole da 20 giorni. Il prossimo 58. ISPA. Sì. Ho bisogno di un computer per poter fare la pop art, per la fotografia, e però non ce l'ho. Mi serve un computer, sì, è meglio l'applicazione. Io voglio tornare a vivere, di prova la pop art. Metto un volantinaggio proprio per potermi campare. 20 euro. Quanto? La mattina, se faccio pomeriggio 40 euro. Siete nella zona, siete una circoscritta. E mi andare a chiedere il prossimo. Vedo con computer, io posso lavorare, posso sviluppare la mia pop art. In giro a vedere le novità, diciamo, delle piccole. Come tu fai tu che ti cerchi i bagni, queste piccole cose, i sobborghi, cercare le piccole abitazioni della città. Non è per le mie allogge, mi faccio passare di Padella, Findus, queste cose qua. Ah sì, qualcuno c'è. No, gli ho messo una frase, qui, now. E gli ho messo siare. Come stiamo? La conosci? No, piacere, desiderio, ma sei giovanissima, bella ragazza. Grazie. Altri bimbi? Sì, tre bimbi. Che età hanno 7 anni, 9 anni e 3 anni Complimenti. Nomi? e mezzo. Nomi? Doriana, la più piccola, la piccola. C'è Dai Giusi che è la seconda e Filippo il primo. Complimenti. Brava. Quanti anni ha, signora? Io, 26. Non abbiamo perso tempo con i bimbi. Con i bimbi no.
La dottoressa mi chiedeva che ormai la ragazza così giovane stava qua, cosa è successo? Che è successo? Perché siamo qua. Boh, non lo so neanche io, mi è successo. Qualcosina da prendere a questa parte, mi sa. Cioè che cosa? Due anni fa, non so più che cosa mi è successo, sarebbe. Adesso di ora? Ah, di adesso no, è perché parlo. Ok. Io lo so, la dottoressa non lo sa. Aspetta, e hanno gestito, diciamo. Vabbè. Sento delle voci, tutto qua. Che ti dice? Il nonno? Mi ha detto che io devo uscire. Il nonno lo sente e lo vede anche? Sì, l'ho visto. Oggi, per favore? No. Oggi, completamente. Ieri? L'altro ieri. E basta. Il nonno è morto quando? Il nonno? Io avevo 11 anni, ne ho 26. 15 anni fa. E poi oltre il nonno? No, oltre il nonno adesso. E il fatto di parlare con il nonno morto permette anche di parlare con altri morti, mi aveva detto. Sì. Quindi le persone si rivolgono a lei per dire: è morto, possiamo vedere cosa ti fa, come sta, come non sta. E quindi lei. Il nonno fa la spirito guida, giusto? E poi che succede? Viene una persona e che le chiede? No, e mi dice come stai, che stai facendo, dove hai avuto l'incidente, queste cose. E una persona che prima viene a trovare cosa le chiede? No, niente. Dico, voglio parlare con un mio parente che è morto? Sì, lo chiedono pure. E lei che dice? Che si fa in questa cosa? No, io niente, io gli dico non so cosa dire. E poi ti collega con tuo nonno? Sì. E il nonno fa raccontare così quella persona? No, vengono gente loro a parlare. Gli altri spiriti? Sì, vengono loro. Parlano, vogliono sapere cosa c'ho io. Mi dicono che mi proteggono. Sono protetta. Però veramente vogliono che io vada nella famiglia a comunicare che cosa vogliono loro, tipo i ricordi, queste cose. Però io gli dico no. Io gli dico mio nonno, non li farei entrare più. Gli spiriti? Sì. E il nonno li ferma? Sì. Ma perché preferisce non avere più a che fare con gli spiriti? Io? No. Se c'è caso di parlare io ci parlo, non è un problema. Non ti spaventa? No, non mi spavento, però c'è sempre. Cioè, io non ero così, ecco, ripeto a dire, io non ero così. Io non ero così. Da 2 anni a questa parte succede tutto questo. E ora come sta? No, sto bene. Oltre a questo non è passaggio da te. Io? A casa a ballare, scherzare, ridere. A casa a ballare? A ballare, scherzare, ridere. E l'accende la rete e sente a ballare? Sì. Tutto il tempo? No, tutto il tempo no. Sto con i bambini, gioco con i bambini, usciamo, andiamo a fare la spesa. E capita quando sta con i bambini di avere gli spiriti accanto, vederli, sentire? No. Non si vede i bambini. Quindi se ci sono i bambini non ci sono gli spiriti? No. Soltanto quando sta da sola? Sì. Sì, che sono da sola, non lo so. Però sono veloce. Non cattive? No. Anche rassicuranti, che fanno la tranquillizzano? Sì, danno conforto. E
Poi ballare, cantare, quello che fa? La gente come passa? Dalla mattina alla sera che fa? Io? Niente, che faccio? Sto a casa, uscendo, oppure mia madre dice perché poi a me piace il pomeriggio, dico, se mi piace a me dormire, ecco, cosa che c'ho io? Mi piace a me dormire. Però tutto sommato poi io scendo, esco con i bambini, ma cioè, ce l'hanno ora di essere bambini, accudiscono loro, una cosa è diversa di quando ero io. E... però dormo di più adesso, scendo, sono più libera, anche con i bambini ero più libera, perché i bambini l'avevo sempre io, cioè la cosa era diversa. Anzi, quando mi hanno tolto i bambini, io sono caduta di più in depressione. Ma perché li hanno tolti questi bambini? Per la scuola. Non li mandava a scuola? No, ci andavano a scuola. Sai che è intervenuta l'assistente sociale, dice lei sola come fa a portare una, tre bambini avanti. La dottoressa non sa che non c'è il papà. Che? La dottoressa non sa che non c'è il papà. Ah, non lo so. Dice, no, ma lui mi dava il mantenimento a me. Mi dava il mantenimento, io li portavo a scuola, avevo la macchina, lavoravo pure. Loro la sera mi ritenevano, io la mattina poi andavo a prendere, li portavo a scuola. Comunque, organizzavamo noi. Che lavoro faceva? Io lavoravo una casa di riposo. Ma dava la persona? Sì. E la padre dei bambini che faceva? Il panificio. Ma vi vedete ancora, vi sentite? Sì, sì, no, siamo un buon rapporto io e lui. Diceva oggi è stata un pochettino sfortunata nei rapporti amorosi. Sì. Ecco. E ora c'è, lei vorrebbe creare un rapporto con una persona, ma non è corrisposta, giusto? Perché non è corrisposto, è corrisposto lui. Oggi, adesso. No, non lo so. Questo... Lei non mi ha detto che pensa con una persona, vorrebbe creare un rapporto con una persona, ma questa persona non deve essere. No, lui pensa di sé pure. Quindi ora c'è un fidanzato? C'è un fidanzato. E lui lo sa? Lui? Lui chi? Ma è no, il fidanzato sa che è il suo fidanzato. Come? Lui lo sa di essere il suo fidanzato, o lo pensa soltanto lei? Sta insieme con questa persona? Sì, sta assieme. Sicuro? Sì. E come vanno le cose? Come vanno? Vi vedete bene regolarmente, vi sentite? Sì. Vi frequentate? Sì, ci chiamiamo. Mi chiama. Mi chiama lui. Non vi vedete? No, per adesso no, perché sono qui in ospedale. Domani ci vediamo. Domani esce, sembra. Domani ci sono le uscite. Scendo domani che fai? Domani esco. E poi? Esci qua che fa? No, prima vado dai bambini. Vado a vedere i bambini. Non me li faccio portare. E poi sto con i bambini. Poi domenica i bambini se ne vanno da suo padre, che dovevano andare a scuola. Poi c'è tutta, diciamo, un giorno sì, un giorno no, ce l'ho libera io. Se un giorno sì, un giorno no, i bambini stanno con me e con suo padre. E durante la settimana, i venerdì sabato, stanno con me. E domani stesso vedrà il suo compagno, il suo fidanzato? Chi? Lei. Penso di sì. Uscirete, no? Se domani è sabato, fate qualcosa. Sì. Però devo andare a parlare con mio padre. Perché? Eh? Perché? Come perché? Perché non è più, va, non resta in famiglia e cose varie. Perché dai il permesso di poter uscire? Eh? Perché dal suo padre il permesso di poter uscire con lei? No, che c'entra. No, mio padre non lascia libero. Va, altro una cosa con i familiari. Tipo una va dalla suocera, una va dalla suocera, la cosa è diversa. Altro fidanzato di fuori.
E lei come fidanzata, fuori o dentro? Io? No, io lo sanno. Che c'è una simpatia? Sì. No, io lo sanno. Quando è con lui, i spiriti li vede pure? Li sente pure? Quando sono con lui, no. Ma gli spiriti che ti dicono? Tipo di che c'è qua di andare in una famiglia da qualcuno, che ha perso qualcuno? Cioè, i racconti sono dettagliati o no? No, dettagliati sono. Tipo che ti dicono, per esempio, vai a casa di X e corrisponde le cose che ti dicono quando tu vai là? Sì, ma io mica ci vado. Ah, non ci vai? No, sì. Faccio prendere, per pazzo mi prendono le persone. Ma che ti dicono gli spiriti? Niente, mi dicono le cose che, come un incidente che c'è stato qua a Mondello, quel ragazzo con il motore. Sì. È venuto pure, è venuto il nonno di mio padre, lei, cioè mia nonna. Hai questa comunicazione? C'ho questa comunicazione, ma non so perché però, perché io mica ero così. Ecco, io ero una ragazza socievole, ridevo, scherzavo, uscivo, fino a attuale, anzi loro mi dicono che io non mi devo trascurare, mi danno conforto. Hanno ragione, perché sei una bella ragazza, non lo devi fare. Mi fanno anche i complimenti, mi fanno. Che ti dico? Che sei una bella ragazza e non ti devi abbattere, dice. Quando dici tu, dici esci dall'ospedale. Anzi, addirittura non mi ha detto che io dovevo essere riuscita. Ma non senti questa voce tu, giusto? Ma perché ti è da 2 anni fa che ti è successo? C'è stato qualcosa che ti ha scatenato? Uno shock, niente. Di colpo. No. Di colpo senti le voci. Sì. Ma quindi se le parlo di mia nonna che non c'è più, lei la posso trovare? Può parlare tanto suo nonno con mio nonno? Sì. Anche ora? Sì. E per farlo cosa bisogna? Cosa devo dire io? Niente, io parlo al posto di sua nonna. E avete ricordi assieme? Sì. Sì. Avete ricordi. Lo vuole fare? Io sì. Io c'ho una nonna a cui sono molto legata. Che devo fare? Come si chiama? Fernanda. Tu ti chiami? Desideria. La piccolina sua. Sì. Però non devi piangere, giusto? Non piango, giuro. Dice non piangere, dice pure che ti vuole bene tantissimo. Gli dice a tua madre che la vuole bene tanto e gli dice pure che mi ha detto pure che mi mancano, che lei mi manca tantissimo. Cioè voi mi mancate, Maria, mi sto emozionando pure io. Cioè che voi ci mancate tantissimo. Ma voi chi siamo? Tua madre, forse lei stava in casa con voi. E poi chi c'è di altro?
Siete due femmine e due maschi? No. 5 o 3 maschi? No. 4 maschi? No, siamo due femmine. 3, anzi. In casa. Non lo so se ci sbaglio. Può essere. Gli chiedevi i soldi a tuo nonno per andare al parrucchiere? No. Magari ci sbaglio. Che succede? Ti sbagliavo. Tu come hai detto che ti chiami? Desiderio. Non è lei la nostra parola. Guarda. Di cognome? Io? Sì. Marcello, Alessandro, ciao. Dimmi. Sì. Io sono riparto, non sono consulente oggi. 67, sì. Non ti preoccupare, non ci riesci, tranquillo. Però mi fai un sorriso. Ecco, per domani esci di qua. Ed è una cosa positiva. O no? È qua. È qua chi? Sua nonna. È qua? Desideri ti chiami? Sì, Desideria. Desideria. Sì. Dice, che vuoi da lei? Io? La penso. Mi sta facendo le foto? No, mi faccia. Non prendo la faccia. Prendi i capelli particolari. Sto facendo le foto. Ma pure a me le fa. No, mi fa, non prendi il volto. Eh? Non prendi il volto. Domani appena esci di qua ti devi sistemare tutta, mi raccomando, perché è del tuo fidanzato. Che Dio, che lo voglio bene. Anch'io. Voi siete tre figlie. Perché non c'è luce. Voi siete tre figlie. Sì. L'altra si chiama Anna Maria. Sì. Si chiama Anna Maria, veramente. E tuo fratello si chiama Antonio. No, fratelli non ne ho. Oh, sei confusa. Rosanna. No. Non può essere. Hai una ferita nel polso tu? No. Ferita? No. Niente. C'è un po' di confusione forse oggi. Può capitare, magari non sei ben concentrato. Se
Sì, ci sono persone intorno a noi. Arte scritta, arte astrale ostrogoto, diciamo, tipo, come devo dire, segni senza nessuna, come dice, apparire a visione di ogni tipo di anima, perché sono programmati vorrei tecnicamente programmarli dalla SIAE, dicevo, grazie alla SIAE, Società Italiana Autore Editore, pigliarmi l'esclusiva del graffito. Sì, mi prendono anelli, non le bombolette, si levano subito. E poi quando c'è destra, ti faccio la spina. Io non lo so, quasi ci porto, non me li ricordo. E poi, passando dalla città, io riconosco le scritte. Me la faccio vedere. Passa la croce dove l'hai vista, la mia scritta. Ah, quella è la mia, sì, è vero. Quick now. Quick now. Che vuol dire? Una cosa di Sinibaldi, di Santa Rosa lì. La foto è bella questa. E se ne fa l'edizione non me la faccio fare, perché va la faccio meglio. Io dico solo la terapia. È tutto scritto. È una cosa sempre relativa. Io a seconda delle circostanze mi sono immedesimato pure con i jeans e il cappuccino per difendere anche la gente che sta poco. Magari la sera ogni tanto giravo per aiutare qualcuno che sta poco bene. L'abbigliamento questo qua a cosa gli è dovuto? Questo è come veste angelica, nel senso che nessuno deve capire che io sono il portatore di questa croce che ho scavato una montagna. Lei non so se abbiamo avuto un modo mai di parlare. Ci ho scavato a Cosenza nella percorsa di San Francesco, una montagna altissima, e mi è spuntata una croce di ferro sul lato destro. Quindi quando io mi confidai con il mio padrino, che era un santo, mi disse: ma dimmi una cosa, ma che cosa ha voluto significare tutto ciò? Dice: niente, che noi camminiamo verso l'eternità. E l'abbigliamento, quindi la camicia bianca, la cravatta di questo colore con l'azzurro, cielo, eccetera, nasce da questo fatto angelico? No, secondo me, vabbè, oggi è capitato che ho messo questo tipo di colore di camicia. Cioè magari quando lo metto colore diverso. Quindi non c'è un abbigliamento da angelico, da situazione angelica come quella di poc'anzi? Non c'è la divisa da mettere, cioè se sono... No, io mi sento sempre in missione, quindi sì, per Dio, io mi sto recando non per... Sì, per rispetto al popolo, ma per rispetto più che altro al Signore, perché... Grazie, ha soltanto ricevute o può farle... Sono stato anche incarcerato, già una fede, avevo questa negazione. Perché? Niente, senza nessun motivo, si sono presentati i poliziotti davanti alla mia nonna, mi hanno fatto impaurire e mi hanno messo anche la manetta. È successo qualcosa? No, niente, mi imputavano di articolo omicidio di una donna. Io sono andato sulle furie, avevo il crocifisso perché quando sono in difficoltà e avverto che c'è qualcosa mi comincia a battere forte il cuore. Ho stretto il crocifisso e gli ho detto: nel nome di Dio allontanati. E lui invece mi cominciò a spingere. Io l'ho spinto con la forza, diciamo che. Poi gli altri lui. Con il pugno, con la forza di voi? Con la forza del pugno, però del crocifisso puntato sul petto. Lui invece che fece? Poi i colleghi che stavano arrivando, gli altri due colleghi, mi hanno spinto tutti e tre e mi hanno messo la mano. E no, hanno commesso reato sul reato, perché io da invalido dovrei essere sono tutelato dalla legge, e invece ho dovuto subire anche questo. Un giorno soltanto? No, tre giorni. A dove? A Lucernò. Però poi alla fine, siccome il psicologo si è documentato... Mi fa uscire, per favore! Il psicologo si è documentato dicendo che io ero, ci ho detto: lei può verificare
alla psichiatria dell'Immacolata di Cosenza, che io sono arrivato lì con tutte queste croci in viso, nelle mani, no? E mi hanno tenuto davanti alla tomba del fondatore. Poi diciamo che niente, sono stato qualche giorno, hanno fatto qualche controllo, qualche No, cosa. Il Alessandro. psicologo si sarà sicuramente documentato di tutto ciò. E io in più dissi di se voi non credete in quello che dico io, come dice lei, dice, ma qua siete tutti, fate le stesse versioni. Allora No, Rosario, aggiustati i pantaloni. io ho detto io, Alessandra. se voi non credete in quello che io sto dicendo, è successo Tutto che che dottoressa Sergi. sono tutta una serie di avvenimenti storici che ho scritto sul mio libro. E quindi c'è stato il tocco della mano di Dio, perché se no mi volevano arrestare, mi volevano arrestare. Col treno e con l'aiuto, solo con i treni, mi sono mosso a piedi. No, trovo sempre un modo per cercare di eludere i controlli. Comunque, se lei non crede che io con la forza della preghiera sono capace, allora il documentante dica che hanno fatto le tre pastorelle quando sono state imprigionate. È successo il terremoto e sono stati liberati tutti i prigionieri. Ho detto, volete che si faccia così? Io magari ritorno in cella, entro in preghiera, quello che succede non mi riguarda. Invece la stessa sera arrivò la camionetta della polizia e me l'ha condotto a Corleone. Sei mai messo a Corleone. Un giudice, il giudice Conti è un disonesto, più disonesto di quello del giudice Scopazio che ha fatto saltare la tosta denari. È stato complice dell'uccidio. Cioè, riprendendo tutto quello che non andava nella città. Una volta a Badalona, avevo il bar sul problema, mi hanno mangiato il panino, mi hanno tirato così e mi hanno L'aveva spiegata anche così, no? scappato. Perché niente, si sentono...